però è il bello di questo sport. Vediamo ora come andrà questa gara. Compagni, non può ricevere Vero Navarra, dice di attaccare uno contro uno per prendere la tripla. Praticamente da nulla, segnata 5-0. La conclusione vincente a Laurent Dur, a rimbalzo Verona prova a far correre le compagne, se la sente ancora dalla distanza, anzi Begic recupera il pallone, corre in transizione, trucco, arresto e tiro dalla media. Costringe di fatto l'avversario al fallo in attacco. E poi naturalmente sente Zanotti, attacca Howard, torna indietro, scarica per Mebri. Se tu sai cosa dire. Altro fattore importantissimo per il Geo. Ancora contro la zona, Mesdag da lontano, segna anche 7 minuti, decisamente troppo poco. Holmes dalla distanza, 10, prego. Avevo detto che era poco, però infatti le sporca la palla in rimessa laterale. Howard in transizione da 3, senza un ribaltamento per Howard che non arriva, c'è dentro un Dur. 10 secondi per andare al tiro contro Begic. Ilaria Panzera in doppia cifra con 10 punti segnati dalla distanza. Intanto Sequoia Holmes per aggredire sul tabellone. Palla dentro per Keys, arriva in ritardo Begic, allunga la mano, carico per Howard, solo però per lei Keys, tap out e Mebri a canestro raccogliendo l'assist. Vediamo cos'è. Niente, uno contro uno, attacca Begic sulla linea di fondo, non riesce a superare Bestagno, grande taglio. Però è una conclusione possibilmente vincente, trucco, linea di fondo, è rovesciata mano mancina, ben fatto, bella da vedere. Venete. Quindi sì, quarto quinto, dove balla il Geas, diciamo che il secondo turno vedrà le arancine. Al taglia Begic, non può ricevere, richiama il blocco nuovamente, palla dentro. No, per lei che conclude di destro bene da Besta. Insolita a queste cose, però il talento offensivo di Holmes l'ha superata. E qua la grandissima palla di Mabry per Mezda che intaglio sulla linea di fondo per due appoggiati in reverse.